Bellissimo ed emozionante il saluto di Callejon. Antonio Papa, da te per andare a rivedere i numeri importanti di questo giocatore del Napoli. Sì, io intanto, se la regia mi asseconda... Il populista Papa, perché ha fatto un post in cui si è dichiarato populista. Sì, lievemente populista, però poi ci ha aggiunto anche i numeri che sono importantissimi. Intanto questa che è rimasta nella storia, no? Innamoratevi di qualcuno che vi cerchi come Insigne cerca Callejon, perché comunque nella storia di questo Napoli, nella storia di Callejon, resterà quell'asse fantastico con Insigne che ha portato tantissime reti e tantissime occasioni da gol da una parte e dall'altra. Callejon anche quest'anno, che comunque diciamo è stata una stagione non proprio delle migliori, ha comunque portato a casa 4 reti e 10 assist in 44 partite. Un calciatore che è stato praticamente insostituibile in tutti i 7 anni che ha giocato a Napoli, perché ha saltato praticamente fino a 2 anni fa, aveva saltato soltanto 3 partite di campionato, poi ne ha saltata qualcuna in più, però comunque appunto è sempre stato imprescindibile per questa squadra. Alla fine, escludendo chiaramente la partita col Barcellona, però diciamo che appunto fino ad ora Callejon chiude con 348 presenze, 82 reti e 78 assist in tutto. Quindi in totale sono 160 gol nei quali Callejon in 7 anni ha messo lo zampino, cioè sono più di 20 reti a stagione. Quindi questo per certificare l'importanza di questo calciatore anche nei numeri, non soltanto nel giusto affetto che gli stanno tributando tutti sui social. Poi ripercorrendo un po' la sua carriera in azzurro, vediamo appunto sono nell'arco degli anni, qui vabbè, c'è un piccolo errore nella grafica, non sono 37, sono 17 nel 2016, 2017, 17 reti, 15 assist. Ricordiamo il primo anno in cui Callejon, come vaticinato da Rafa Benitez, segnò 20 reti con 11 assist, quindi un impatto devastante su questa squadra, un impatto che poi si è protratto appunto per 7 lunghi anni. E allora, chi a questo punto, dopo Callejon, Umberto? Perché ovviamente il Napoli Detto una frase che è dispiaciuta a qualche dirigente del Napoli. Quale? 110 milioni dopo, siamo ancora alla caccia del sostituto di Callejon. Un as, 10 milioni. Verdi, 25 milioni. Lozano, 42 più 8 di commissioni, 50 milioni. Politano, 25 milioni. Totale 110 milioni e stiamo cercando il sostituto di Callejon. Ora, anche perché a parziale rettifica sostituti... di questa frase devo dire che non sono tutte responsabilità di Giuntoli, perché Lozano, Giuntoli non c'entra proprio niente. Quella è una scelta di Ancelotti fatta col presidente e con Raiola. Due ce ne ha portati Raiola, Manolas e Lozano, tra i misteri e i peggiori di questa stagione. Doveva portare via Insigne e non l'ha fatto negli accordi iniziali. Insomma, ogni volta si avvicina Raiola alla società, arriva lo tsunami. Lontano Raiola da Napoli, per favore. Andiamo a vedere un elenco di possibili alternative a Callejon. Quale secondo voi la più probabile? Ricordiamo anche Boga, tra l'altro. Sì, io Boga non l'ho messo perché chiaramente ha giocato molto più spesso a sinistra. Però è quello che il Napoli vuole. Sì, nelle poche presenze che ha fatto Boga sulla destra, comunque ha lasciato il segno, perché ha segnato anche 2 reti nelle 12-13 presenze che ha fatto finora come esterno destro. Però per il dopo Callejon ha segnato 11 gol in stagione Boga. Sì, tutti da sinistra però. Quindi... Sì, ho capito, ma il Napoli vuole Boga, te lo dico per certo. No, sì, sicuramente. Non so se lo voglia per il ruolo di esterno. No, quello è l'unico esterno che vuole comprare, è quello là. Uno degli eredi, tra cui appunto tra i nomi che circolano c'è quello di Federico Bernardeschi, che però a quanto pare non sarebbe convintissimo del progetto Napoli. No, non vuole venire, punto. Non vuole venire. Poi c'è Cengiz Yunder, che invece sarebbe più convinto, però forse un po' meno convinto del Napoli. C'è Milot Rashica, che è un calciatore del Werder Brema che è tornato alla ribalta negli ultimi... Complimenti. Rashica, ha detto bene? Perfetto. Grande, una volta lo ha azzeccato. No, io ho uno sulla vista che mi scrive, mi dice tutte le... Mi ha detto, si dice Rashica. Rashica, ecco.
l'avevo studiata anch'io stavolta, meno male. Anche Cengiz Ünder, che l'ha detto lui personalmente, ho trovato un video su YouTube che lo pronuncia in questo modo, quindi lo diamo per buono. E poi c'è Berardi, che potrebbe essere un outsider in questa lista di possibili eredi di Gaglione. Tra l'altro l'abbiamo chiesto anche sui social, chi per il dopo Gaglione, ci sono risposte interessanti in realtà. Sentiamo. C'è ad esempio una che mi aveva colpito particolarmente, perché un nome che non è mai venuto fuori. Yeah. Un attimo che recupero tutti i messaggi. Allora, perché... mentre tu recuperi i messaggi dei tifosi, lo chiedo a loro qua in studio. A te, Rashidza, Rino. Un solo giocatore poteva sostituire Caglione e l'ha preso la Lazio, Lazzari. Io credo che Boga è un giocatore formidabile, straordinario, però non ha le intuizioni tattiche che ha Caglione. E non c'era neanche un decimo. Lazzari è un esterno basso, neanche un quinto, non è un'ala. E va bene, Lazzari per me era l'unico giocatore come dinamismo, come due fasi. Mi dai un aiuto? Mi aiuti? Come due fasi sì, però non ha i gol di Gaglione. Gaglione è un giocatore che ha Gaglione, proprio Gaglione è difficile. Non è un'ala, è un terzino. Hai Berardi, Berardi se li mette nel taschino tutti. Io, quindi Berardi ti mi meraviglio che Berardi... Intanto spero che il ma Napoli... Berardi è da Liverpool, da qualsiasi squadra. Berardi è un campione vero. Berardi Napoli è un giocatore del 94 che fa 15-16 gol al campionato. Quest'anno ha fatti 14, infatti. Napoli ci è andato anche vicino a Berardi. No? Berardi è un giocatore di un altro livello, ma no, di livello... Dire... Berardi è come Marez, che al City ha speso 60 milioni. Cioè, Marez e Berardi se la giocano. Cioè, Berardi è quello che ti fa fare il salto di qualità. Gli altri sono delle d'accordo. Scommesse. Ancora ulteriori scommesse. Chi per il dopo Cagliari? Anche europei. Beh, chi certamente lo saprà aggiunto lì insieme a Gattuso. Io invece... mi soffermo su Caglione e Politano. Io non cambierei questa coppia che attualmente esiste. Ma va via. Non so, sì, d'accordo. Cioè, non so il motivo del perché lo lascio andare via, né voglio dire la mia, perché certamente. Tu l'avresti tenuto. Io l'avrei tenuto, tranquillamente. Con questi numeri, attenzione, con una caratteristica fisica che è unica. È unica. Non sta mai fuori. Sempre integro, sempre che ha fatto corre il sempre. Suo dovere, corre sempre, assist, gol, quando... Però è molto calato il suo rendimento. Sì, però ci sono altri ruoli, secondo il mio modesto parere, dove intervenire. Non mi preoccuperei tanto. Sai dove sta il problema? Che io non ho approvato l'acquisto di Politano a gennaio, ma non perché io non ami Politano come calciatore, è un buon calciatore, però tu dovevi fare un ragionamento diverso. Così come lo hai fatto con Mertens. Tu hai tenuto Mertens, ma gli hai preso dietro un centravanti del futuro, di grande spessore. Ora apriamo e chiudiamo una parentesi su Osimhen. Napoli è una città particolarissima. Quando sembrava che Osimhen non dovesse più venire a Napoli, perché qualcuno ha messo in ginocchio, oppure sembrava una trattativa impossibile, ecco, ma al solito non li pigliamo mai, quelli buoni. Hanno visto 3 minuti su YouTube. 13 gol che ha fatto in campionato, era diventato Drogba e Eto'o un fenomeno. Ora che lo abbiamo preso, era il caso di spendere 60 milioni per un ragazzino che ha fatto solo un anno? Allora cerchiamo di metterci d'accordo. Il Napoli ha fatto un investimento su un giocatore importantissimo, perché se evitiamo i 3 minuti YouTube che fa diventare tutti allenatori e lo studiamo veramente, come ha fatto il Napoli con Giuntoli che l'ha seguito per 5 mesi con molta attenzione, con tutto lo scouting, questo è un calciatore importantissimo, che può fare sol che bene. Ma il Napoli, dietro Mertens, ha messo, spendendo soldoni, io non capisco perché, non ha provato a valorizzare Lozano con Cagliacon. Prendere Politano significava mettere in terza battuta Lozano, ma soprattutto non hai preso il calciatore importantissimo, perché tu dovevi tenere Cagliacon come... nella rosa, perché va a 33 anni, come sostituto, cioè non più come il titolare inamovibile, e mettere dentro un Berardi, un qualcuno. Allora ti tieni l'esperienza, il giocatore di spogliatoio, che quando entra fa sempre bene, e gli metti vicino uno forte forte. Sì, però Umberto, sai cos'è successo? Che praticamente prima i centrocampisti del Napoli ne erano di numero solo 4, mamma mia, poi che cosa incredibile. Sono diventati 6 con l'avvento di Gattuso, giusto? E così praticamente gli esterni sono diventati anche troppi. 8.
Questo è stato il vero problema. Gianni, se va via Allan c'è bisogno di un intervento importante. Il Napoli vuole Veretout. Io parlo. Sappiamo che certamente qualcuno andrà via, lo sappiamo. Però voglio dire, noi partiamo da quando ne erano quattro, poi sono diventati sei. Compri pure Politano allora? Come? E perché comprando due centrali compri anche Politano? Perché Politano è il classico esterno da piede opposto. Non è che l'hanno preso per sostituire Caglegon, che tatticamente è quello che è, ma ne hanno preso uno da piede. Significa che non punti più su Caglegon e al posto di Caglegon prendi un altro. Perciò non prendono Berardi, perché anche lui è mancino. E appunto, già ce l'hai il mancino. Tra Berardi e Politano ci corrono due categorie. Però non sottovalutiamo troppo Politano. No, è bravino, è un buon giocatore. Politano è un gran bel calciatore. Gianni, ne stiamo parlando di giocatori che possono elevare il livello dell'attacco del Napoli. Se il Napoli, come dici, punta... Boga punta. Però quello punta, che tu dici, scusa un attimo Mario, Boga ha fatto molto meno rispetto a quello che ha fatto Politano nel Sassuolo, perché poi un conto è giocare a Sassuolo e un conto è giocare nel Napoli. Quest'anno ha fatto 11 gol, ha fatto tanto. Politano negli anni del Sassuolo ti faceva divertire, faceva gol, faceva assist. Guarda che in Boga il Napoli vede il nuovo Lavezzi, cioè quello devastante che salta l'uomo, che fa... Però dicevo se è vera la voce, diciamo, o l'intendimento di prendere Boga, mi sembra chiaro. È vera, garantito. No, mi sto dicendo sì, nel senso che togli allora togliamo sì, è verissima la voce che sta provando. Che prende Boga in assoluto. E quindi se fosse questa la cosa, significa che dall'altra parte c'è Lozano. Dall'altra parte dove? Cioè, c'è Lozano nel progetto, no. Resta Lozano. Lozano resta a prescindere. Resta Lozano. Se cioè, cercano il destro, c'è Lozano a destra, certo. Se il mancino già ce l'hanno. C'è un giocatore che può... Io ti dico quelli che so che sono i progetti del Napoli. Certo. Il Napoli come esterni per l'anno prossimo vuole giocare con questi quattro calciatori. Insigne, Lozano, Boga e Politano. Questo è l'intendimento del Napoli. Poi il mercato è mercato, bisogna vedere se ci riesce. Questo è l'intendimento del Napoli, quindi sono fuori dal progetto. In avanti ci sono Mertens, Osimhen e Petagna, che comunque arriva a Napoli e poi si vedrà se sarà venduto dopo. Comunque questo è l'attacco del Napoli, vanno fuori Llorente, Milik, Younes, Unas e Caglegon. Io voglio sentire anche il tifoso Achille Lauro e naturalmente i tifosi sul web, dopo però aver sentito i suggerimenti di Mina. E allora, la domanda la stiamo ponendo anche sul web. Prima però vorrei sentire Achille Lauro, dopo aver ascoltato questo dibattito relativamente a chi dopo José María Callejón. Sostituire Callejón è una bella impresa, è un giocatore formidabile, a parte i numeri, insomma, da sette anni a Napoli. E io so chi non vorrei. Sicuramente non vorrei Bernardeschi, e non solo per un fatto di campanile, perché non è un giocatore che mi convince sicuramente Berardi. Non vorrei forse questo Boga, perché lo vedo un giocatore fortissimo, secondo me. È uno di quelli che nel rapporto dribbling effettuati è tra i primissimi. Perfetto, a livello europeo. Ma andrebbe di nuovo a sinistra. Col potrebbe piede anche giocare a destra, è un destro. Siamo d'accordo. Rende di più a sinistra. Rende di più a sinistra. Quindi andremo a sovrapporre a un altro giocatore importante a quelli che già abbiamo, perché comunque abbiamo una rosa importante in questo. Comunque quel Rashica è un giocatore veramente come caratteristica, è quello che si avvicina più a Caglione. Esattamente. Confesso che non Werder Brema è un giocatore albanese, ma forte. E allora, mentre Luisa sta preparando un caffè, perché noi saremo con voi ancora un po'. Allora, Luisa che prepara il caffè a Mario Fabbroni, questa volta stricnina. Attenzione. C'è la nocciola, il cioccolato, anice, ginseng. Antonio Papa, cosa dicono invece i tifosi sul web? Intanto vi aggiorno sui risultati, perché il Lecce sembrava aver mollato, perché ha preso altri due dal Parma, erano 4-2.
adesso ha segnato la Padula, tra l'altra partita che mi vede anche un po' in apprensione, perché la Padula ce l'ha al Fantacalcio, però il mio avversario è stato Genoa ancora 3-0, quindi 4-3 Parma, 3-0 Genoa, 1-1 fra Bologna e Torino, l'Udinese vince col Sassuolo a Reggio Emilia, rete di Okaka, quindi appunto partita che comunque non cambia molto in classifica, però per quanto riguarda la lotta salvezza, Lecce ormai praticamente spacciato. Andando sui social, fra le varie opzioni, fra le varie proposte, che deve dire dopo il povero Lecce per quello che ha subito, c'è Salvo Mastro 1926 che propone Zigankov della Dinamo Kiev, seguito anche da Dortmund e Bayer Leverkusen, calciatore che gioca nel campionato ucraino. Non lo conosco e quindi un, non so dire. Un 97, da 2-3 anni sta facendo sfracelli nel campionato ucraino, un nome mai venuto fuori che comunque appunto era interessante. Poi c'è Margherita Paraiola che propone appunto Bogà, Pep propone se il sostituto di Callejon lo avessimo già in casa, che ne pensate di Elmas in quel ruolo? No. Ernesto Politano mi sta bene, Salvatore per me vedo Chiesa, che però forse è un po' fuori portata per il Napoli, c'è chi chiede, chi propone Yunder, chi propone Bernardeschi, Sasi Blu, c'è abbiamo anche un particolare su Chiesa che va detto, Chiesa ha cambiato ruolo, il Chiesa quando è apparso in Serie A giocava quarto a destra o terzo a destra ed era un giocatore, fatto anche il quinto a destra a centrocampo, ecco, faceva più che il centrocampista, non ha molti gol nelle gambe finora perché è giovane, quindi può sempre migliorare, è arrivato a 10 quest'anno, ma ora gioca attaccante, non è più un esterno. Io adesso, riallacciandomi a questa che ha detto il telespettatore, è venuto in mente un nome che già era stato accostato gli anni precedenti, che è Felipe Anderson. È quello alla Lazio. Quello è un pensierino. Sta a West Ham attualmente. West Ham è un pensierino. C'è Felipe Anderson, uno che sa fare due fasi, somiglia come giocatore a. È uno che c'ha il gol, sa rientrare, sa. Salta l'uomo. Adesso con questa domanda che era stata posta mi è venuto in mente Felipe Anderson. Il primo anno, come Lozano, fu considerato un oggetto misterioso. Sì. Non giocò mai praticamente. No, poi. Doveva andare via perché Inzaghi continuava a giocare con questo 3-5-2, gli faceva fare il quinto di destra e lui non ce l'aveva nelle corde, insomma, non era anche Lanza, nella voglia non quinto, di fare i 60-70 metri, però con un 4-3-3 diventa tutto. Tanta roba. Io ricordo che ci buttò fuori lui in Coppa Italia e anche in campionato fu devastante contro il Napoli. No, ma è un gran bel giocatore. Però con l'acquisto di Osimhen si è aperto, si stanno aprendo per Lozano. Sì, a parte quello, no, volevo dirti un'altra cosa, si sta aprendo uno scenario nuovo, c'è il Napoli non disponendo di un grandissimo scouting proprio. Intanto perché c'è solo giunto lì e qualche altro collaboratore, Micheli, e sono pochi, non ce l'ha ancora. Scusa, strutturato c'è, c'è Pompilio, c'è Pompilio, sono pochi, non è strutturato ancora come i grandi club, vorremmo. Per cui l'acquisto di Osimhen e anche i rapporti con Gigli, il presidente dell'Atletico Madrid, tra De Laurentiis, grazie, dai, sei che sei troppo calmo, bevi un po' di caffè. Qual è il passaggio? Non mi lasci completare. Qual è il passaggio? Il passaggio era che queste sinergie, questi rapporti di amicizia con il Lille, con l'Atletico Madrid e con qualche club sopperiscono ha la mancanza di uno scouting forte, perché tu sui giocatori non devi arrivare su Osimhen come la pensa De Canio, io mi trovo perfettamente d'accordo con lui, che su certi giocatori di prospettiva ci devi arrivare un po' prima. Prima, cioè, perché, non quando sono già fermati. Poiché un po' prima trovi Arsenal, trovi Barcellona, Real Madrid, cioè, ti devi attrezzare. Osimhen era stato capocannoniere all'Anse, sì, perché Osimhen fu capocannoniere in Cile nel campionato Under-17 sì, mondiale. E Osimhen rifiutò di andare nei settori giovanili di Juventus, Inter, Arsenal, andò al Wolfsburg, dove mi fanno giocare e mi c'è danno una crescita migliore, e mi danno certo dei soldi. Io ritorno da Papa, postazione sì, web. Proprio per ricollegarmi al nome appena fatto da Bruno Giordano, Felipe Anderson, in questi mesi sta circolando anche la notizia che il West Ham voglia venderlo effettivamente Felipe Anderson. È vero, un paio di mesi fa il Mirror riportava che il club londinese starebbe valutando la partenza di Felipe Anderson, ma spara alto sul prezzo, servono almeno 48 milioni per strapparlo agli Emmers con cui il guarda che con 40 Bogà non è che il Sassuolo cede. Tra l'altro se è sul mercato è presumibile che appunto
sono possa stati bravi anche a meno dare la differenza di fondo, però non dobbiamo mai dimenticarlo, che Bogà Sassuolo guadagna poco e il raddoppio di stipendio a Napoli rientra nei parametri del Napoli e fa felice il giocatore. Quando uno va in Inghilterra piglia certo. soldoni. Quindi signore Felipe Anderson, vai a guardarti su Transfer Market quanto guadagna, ma minimo piglia 3 e mezzo. Una cosa pure di più. Se non di più. Okay, Google, un altro bel giocatore per quel ruolo è De Lufeo. De Lufeo che in Italia vorrebbe ritornare al Milan, anche lui è un altro. Però quel Rashi che è forte, là, quello lì, quello sì. è Rashica. Rashica è bravo, sì, Rashica. È arrivato il momento dei voti, voi chiederete perché, non i voti della partita. Il pagellone. Esatto, ma il pagellone. Pensavo di fine che anno. Pensavo che Umberto prendiamo i voti, è una cosa che i voti. Sarebbe stata una notizia. Mi spiace. Il pagellone di fine anno. Il pagellone di fine anno. Andiamo a vederlo assieme. A complessivo o di tutto l'anno. Ah, tutto l'anno.